Non muoverti. Sei della Mobius, giusto? Silenzio! Non una parola. Mi manda Kidman. Sono qui per aiutarvi, ok? Mi chiamo Sebastian Castellanos. Menti. Sebastian Castellanos è morto. Cosa? Sei Yukiko Hoffman. Come sai il mio nome? Te l'ho detto. Mi hanno mandato a cercare mia figlia Lily. Il nucleo. Ti sto dicendo la verità. Lo so. Come? Ti ho guardato e dici la verità. Giusto. La psicologa della squadra. Scusami per la pistola. Così ora mandano anche liberi professionisti. Significa che le cose non sono migliorate. Hai trovato altri membri della squadra? Sì, ma l'unico ancora vivo è O'Neill. Liam è vivo. Bene. Ha fatto progressi con la stabilizzazione. L'emettitore è attivo, ma questo posto sta andando a pezzi. E credo che la causa sia quel pazzo che ha rapito Lily. Se ne va in giro per Union manipolandola a suo piacimento. Confermerebbe la mia teoria. Non è solo una disconnessione del nucleo. Noi psicologi non amiamo abusare del termine pazzo, ma in questo caso è esatto. Solo un individuo clinicamente pazzo potrebbe condizionare così lo stemma. Uno psicopatico che usa Lily per amplificare il suo potere. La cosa peggiore che potesse succedere. Sei tu la strizza cervelli. Qualche idea per sconfiggerlo? Gli psicopatici sono asociali, non provano empatia e hanno tendenze sadiche. Ma il tratto comune più frequente è l'egocentrismo patologico. A loro non importa degli altri, ma solo di se stessi. Sai se c'è qualcosa di importante per lui? Sì. Si crede una specie d'artista. Non parla d'altro. Allora forse il modo migliore per attaccarlo è attraverso l'arte. Distruggere qualcosa a cui tiene potrebbe fargli abbassare la guardia. Lo terrò a mente, ma prima devo riuscire a trovarlo. Si è nascosto nel teatro. Ok. Allora uscita di C. È proprio qui, nella stanza a fianco. Sincronizziamo i comunicatori per restare in contatto. Controllo di nuovo i miei dati e cerco di capire meglio cosa sta succedendo. Ho la sensazione che ci sia dell'altro. In ogni caso, non sarà facile affrontarlo. Sentiti libero di prendere quello che ti serve. Lily mi crede davvero morto? O era solo parte del tuo test della verità? Mi spiace darti questa notizia, ma lo pensa. Lo credevo anch'io, fino a un minuto fa. Ma in tutti questi anni ho imparato a prendere con le pinze quello che dice la Mobius. È stato subito chiaro che dicevi la verità. Perché fare una cosa del genere? Per che razza di mostri lavori? So che è ingiusto, ma considera una cosa. Per Lily è meglio crederti morto, piuttosto che saperti vivo e non poter stare con te. Già, forse. Ma come reagirà quando la troverò? Non temere. Quando ti vedrà, crederà ai suoi occhi. La Mobius sa che i pazzi sono un pericolo per lo STEM. Come ha fatto a entrare? Non ne ho idea.
Tutti vengono sottoposti a test psicologici prima di entrare nello STEM. E controllavamo tutto da qui, in segreto, per segnalare il minimo sintomo di instabilità mentale. Beh, qualcosa è andato storto. Purtroppo la psicopatia e la sociopatia sono estremamente difficili da diagnosticare. Gli psicopatici tendono ad essere scaltri e molto intelligenti. Sono consapevoli della propria condizione e sono in grado di nasconderla. Il fatto che questo tizio sia riuscito a ingannarci è decisamente abile e conscio di sé, in modo disturbante. Grande. Quindi i test hanno tenuto alla larga solo i pazzi più deboli. Mi sento responsabile per quanto è successo. Ho supervisionato i test. Hai detto che credi ci sia dell'altro? Ho studiato l'incidente del beacon in modo approfondito per evitare un altro disastro del genere. In quel caso, l'elemento di disturbo era il nucleo. Ma persino allora l'ambiente era relativamente intatto. Stavolta c'è qualcosa di molto strano. Che vuoi dire? Le creature. Il disfacimento di Union. L'interruzione totale delle comunicazioni con la Mobius. Sembra troppo per una sola persona. Anche con i poteri del nucleo. Ha parlato di qualcuno. Un'altra persona che voleva il potere del nucleo. Potrebbe significare... No. Sarebbe terribile. Cosa? C'è solo una cosa che potrebbe essere più potente di uno psicopatico qui dentro. Ma devo fare qualche ricerca prima di confermare questa teoria. Sono io, Kidman. È bello sapere che stai bene, Sebastian. Dopo il beacon ho cercato di dare un senso a quanto successo. Ma tutti pensavano che fossi pazzo. O che mentissi. Ho iniziato a credere che forse avessero ragione. Che fossi davvero pazzo. Mi sentivo frustrato. Inutile. Bere era l'unica cosa che cancellava il dolore. Tutto quel tempo sprecato. Dovevo impegnarmi di più. Merda. Sebastian, se la Mobius non vuole essere trovata... Non giustificarmi, Kidman. Ho fatto un casino. Sebastian, non è il momento di pensare al passato. Devi rimediare ai tuoi errori. Il senso di colpa è ciò che ti ha spinto a bere. Ora puoi riavere ciò che hai perduto. Non dimenticarlo. Sì. Hai ragione, Kidman. Grazie. Sembra più rilassato, detective. Ha trovato un possibile alleato in questo posto pericoloso. Non ne sarei sicuro. Non so mai di chi fidarmi qui dentro, presenti compresi. Peccato. Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme, l'isolamento e la diffidenza non sono sintomi di malattie mentali, ma sfortunate conseguenze. Chiudere fuori gli altri non può che peggiorare la sua condizione. Lei è umano e ha bisogno di connessioni come una pianta ha bisogno di luce. L'unica connessione che mi serve ora è quella alla tua macchina. Ho ancora molta strada da fare. Rispondi, Kidman. Sono qui. La prima volta che ho visto Myra portava quell'uniforme. Credo di essermi innamorato di lei in quel momento. Io non volevo ammetterlo. Ma quando è rimasta ferita in servizio, sapevo di doverle dire quello che provavo. Era una moglie e una madre così incredibile, che a volte dimentico che era anche una grande detective. Aveva ragione. Sapeva che c'era qualcosa che non andava nella morte di Lily. Cioè, nel rapimento. Avrei dovuto crederle fin dall'inizio. Non sapevi come erano andate veramente le cose, Sebastian. Ne sei consapevole.
Ok, al teatro. Sto arrivando. Ok, è ora di farla finita. E stai giù. Che diavolo significa questa roba? Merda, lì dentro c'è Lily. Non hai apprezzato l'esibizione della mia bellissima Obscura? Forse questa ti piacerà di più. Senti. No! Qualcuno mi aiuti! Sto preparando il mio capolavoro. Ma tu non sei degno di vederlo. Non finché non impari a rispettare la mia arte. Ascolta. Ascolta le loro urla. L'eco del mio lavoro. Rispettare la sua arte, eh? È ora di mettere alla prova le teorie di Hoffman. Sotalo.